concentrazione dell'attore. Io però ho freddo. Grazie Andrea, andremo in pausa che si andrò a raccontare. Adesso c'è questa scena qui, Emilio, che è lui, ciao sono Emilio, praticamente ha mandato a cagare un po' tutti i suoi amici, non ce la fa più, decide di tornare in Italia e l'ultima cosa che fa, va a Oxford, va in questa radio dove c'è questa ragazza cieca di cui è innamorato Alfredo e vuole solo dirgli una cosa, vuole solo dire che Alfredo ogni giorno registra la sua voce così per fargli un favore, no? Vuole dire a questa ragazza di non perdere Alfredo perché alla fine ci sta dentro, solo che si lascia un po' andare e dice tutto quello che vorrebbe dire ai suoi amici, dei suoi amici, di Nadia, di quanto è innamorato di lei, e mentre lo dice a questa ragazza schiaccia un bottone e tutti ascoltano questo discorso. Sei uno stronzo, forza Luca, dai. E praticamente, allora, la sceneggiatura che ha scritto Paolino per questa cosa fa cagare, cioè, fa schifo. No dai, fai le cose serie. No, è serio. Praticamente c'è scritto: io quando vedo Nadia mi sento come Homer quando mangia una ciambella. Eh? Davvero? Sì. È una prova. Io adesso l'ho cambiata un po' e penserò a una ragazza di cui sono molto innamorato per fare questa scena. Speriamo venga bene, io ci tengo molto e la scena clou di Emilio e sono un po' preoccupato. Adesso stiamo facendo le prove. Lei è Elda, quella a cui posso dire ehi, ho fame, mi porti un panino, e non era un'intervista questa, eh? Capiamo, ci siamo capiti? Bene, senza maionese backstage, mi dispiace dobbiamo fare, oh, in bocca al lupo.